direttore dell'Università Europea. Sì, un saluto da parte della nostra università. C'è un'expertise che abbiamo coinvolto che fa parte anche di un'accademia che si occupa di tecnologia, ingegneria informatica, diritto, l'Accademia del Codice di Internet, che è uno spin-off che nasce da un progetto universitario che è stato finanziato dal MIUR un po' di anni fa e tanti dei docenti presenti hanno collaborato a quel progetto. E quello che vi ha detto il direttore e che io condivido, in questa seconda parte del corso verranno affrontati molto di più i temi proprio pratici, pragmatici. La prima era un po' di inquadramento, infarinatura generale anche sul sistema normativo. Quindi vi chiedo, sollecito a formulare davvero dei quesiti molto, diciamo, atterrando sui problemi quotidiani e eventualmente sfruttare le mail o anche la bontà e la preparazione dei nostri docenti, dando un congruo tempo, magari a un certo punto della lezione, dedicare, non so, 30 minuti tutto a domande e risposte su casi pratici, perché per certi versi anche a noi interessa moltissimo capire come debba essere applicato, visto che la prima applicazione che si farà del regolamento avviene ad Horas, e quindi anche all'expertise ben qualificato che porta avanti questo corso diventa un arricchimento che ci sia una casistica che solo voi probabilmente potete nucleare, perché altrimenti le due cose non si intrecciano bene insieme e anche il gruppo degli esperti non sarebbe poi in grado di dare risposte comune. Quindi siete in qualche modo anche voi parte attiva di questo processo che porterà a metabolizzare il nostro regolamento. Come sapete, noi abbiamo anche il garante per la protezione dei dati personali, che è un po' dietro questo corso, è venuto il segretario generale e sarà poi l'organismo, potremmo dire, di vigilanza su tutto questo settore. Quindi per certi versi anche da questo corso possono arrivare dei suggerimenti pratici a chi applicherà la legge, che è il garante per la protezione dei dati personali, per dirvi, ecco, anche l'importanza di questo nostro confronto. Vi ringrazio e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Buon proseguimento. Grazie.